Problemi logistici e una situazione disastrosa degli uffici giudiziari. È un quadro per nulla confortante quello emerso durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Catania. Nella relazione affidata quest'anno al presidente facente funzioni della Corte d'Appello Carolina Tafuri, si parla di uffici insufficienti nelle strutture e dispersi sul territorio cittadino, con conseguenze negative sull'attività di Palazzo di Giustizia. La cerimonia è stata anche l'occasione per fare il punto sull'ordinamento penale e civile a Catania. Segno meno, con locali insufficienti, anche per il Tribunale dei Minori e quello di sorveglianza. E anche la Procura della Repubblica ha denunciato, così come la dislocazione degli uffici in ben 13 siti cittadini, sia fonte di enorme dispersione di energie umane e finanziarie. A Catania c'è grande attesa per il neopresidente Giuseppe Meliadò, appena nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che non si è ancora insediato.